E anche questa volta i vigili del fuoco non sono stati inseriti in quella categoria a rischio per l'emergenza Covid. Sappiamo tutti che in questi anni come categoria e come sindacato USB Vigili del Fuoco abbiamo rivendicato la mancanza dell'inserimento dei vigili del fuoco in quelle categorie a rischio. Non abbiamo i riconoscimenti delle malattie professionali e tra questi c'è anche il Covid-19. Noi come Vigili del Fuoco anche questa volta non siamo stati inseriti in quelle categorie a rischio. Noi quotidianamente siamo a contatto con la popolazione, qualsiasi altro tipo di materiale a rischio e purtroppo la politica non ha inserito noi Vigili del Fuoco in quelle categorie che devono essere tra i primi a essere vaccinati. Noi allo stato attuale stiamo aspettando delle circolari e delle emanazioni da parte del capo del corpo. Ma ancora non sappiamo niente. Allo stato attuale dovrebbe essere a luglio, dovrebbe cominciare la vaccinazione per noi vigili del fuoco. Nel frattempo persistono vecchi problemi che non sono stati risolti. Beh, i problemi a livello regionale sappiamo tutti quali sono nei vigili del fuoco, c'è cioè la carenza di organico che si aggira attorno alle 300 unità, non riclassificando le sedi. Allo stato attuale abbiamo sedi decretate e consegnate dove manca il personale. E viene piantonato dal personale operativo stesso che viene sottratto al soccorso tecnico urgente, diciamo creando ulteriori falle al dispositivo di soccorso. Abbiamo fatto uno sciopero a Siracusa dove si sono riaperte le relazioni sindacali con il comando, però le problematiche sono tante. Diciamo, ad esempio a Roccalumera ancora abbiamo una caserma che deve essere, diciamo, costruita di sana pianta, a Catania dovrebbe essere istituite altre caserme di nuova fattura, abbiamo problematiche a distaccamento sud. Ripeto, quotidianamente siamo costretti anche a chiudere sedi di servizio perché siamo pochi. Oltre a questo c'è una carenza di formazione perché non possiamo essere estrapolati dal soccorso tecnico urgente per andare a formarci, creando un danno enorme al personale. Il distaccamento di Palagonia consegnato a fine novembre purtroppo è ancora un'incompiuta, consegnato, pronto, ma con una carenza di 28 unità non può essere operativo, non può essere messo a disposizione della popolazione. Abbiamo chiesto alla direzione regionale di sollecitare l'amministrazione a fare arrivare quelle unità che servono per aprire questo distaccamento che copre un territorio abnorme.